Innanzitutto buonasera cari compagni. C'è un paradosso nella situazione politico-culturale di questi anni di crisi. Governi e intellettuali di destra sono tornati a usare il concetto di capitalismo, a parlare della necessità di imporre limiti allo sviluppo capitalistico selvaggio, di riequilibrare il rapporto fra capitale produttivo e capitale finanziario, di concedere priorità agli interessi pubblici rispetto a quelli privati. A parole è un insieme di punti di vista che oscillano fra quelli della socialdemocrazia classica e quelli della dottrina sociale cattolica, come ad esempio il Tremonti. Dico a parole perché in realtà, nonostante un gran discorrere di regole, la crisi è stata dovunque affrontata, a partire dagli USA e dall'Inghilterra, con massicce iniezioni di denaro pubblico nel sistema bancario e con la nazionalizzazione non delle banche, ma dei loro deficit. Nuovo ossigeno, dunque, a quel capitale finanziario che si dice di voler regolamentare. E del resto era difficile fare altrimenti per il capitalismo, come cercherò di dire rapidamente. Comunque è un paradosso, perché invece nella sinistra parlamentare europea e italiana ancora si esita a usare la parola capitalismo, come se si temesse di rievocare un imbarazzante passato culturale. Non parliamo poi di critica al capitalismo e di prospettive di un superamento o almeno di un contenimento del capitalismo, neppure in senso socialdemocratico, classico o keynesiano. Per fare un solo esempio, mi dispiace fare un nome, ma per intenderci, gli interventi di Bersani su questi argomenti sono rari e di una povertà intellettuale desolante. Purtroppo sì. Si lascia dunque all'avversario sociale l'impiego di concetti e punti di vista critici che appartengono invece legittimamente alla tradizione intellettuale del marxismo e perciò alla sinistra europea. Eppure è proprio la natura della crisi che imporrebbe di rivitalizzare gli strumenti di analisi e di critica propri del marxismo. Anche perché, come indica il documento fondativo circolato in questi giorni della nostra associazione, non è mai stato così stretto il legame fra crisi del capitalismo e crisi della democrazia. C'è una dinamica propria in questa fase del capitalismo finanziario che credo contribuisca a spiegare questo legame. Vorrei tentare un rapidissimo spunto di analisi del presente, come diceva parlato, mentre i miei compagni e colleghi hanno piuttosto offerto una prospettiva storica e teorica sul marxismo europeo. Le crisi del capitalismo, non dirò naturalmente nulla di originale. Le crisi del capitalismo nascono, come tutti sanno, secondo il modello classico, da due esigenze contraddittorie: la necessità di tenere basse le retribuzioni dei lavoratori per massimizzare il profitto e la necessità di avere mercati di consumo in espansione in grado di assorbire l'incremento di produzione, anch'esso necessario all'incremento del profitto. Le basse retribuzioni costituiscono però un limite all'espansione dei consumi e da qui derivano, come è noto, le crisi di sovrapproduzione. Ma negli ultimi decenni il capitale finanziario ha sviluppato su una scala senza precedenti un meraviglioso dispositivo per uscire da questa impasse, cioè lo sviluppo dei consumi a credito, che consente di consumare molto guadagnando poco e così di produrre profitti non solo per il capitale produttivo, ma per quello del sistema creditizio. Questo geniale sistema ha un solo limite, che però è inevitabile, il punto di rottura superato il quale comincia la catastrofica catena delle insolvenze. Ma intanto sulla enorme massa di debiti così prodotta è stata costruita, soprattutto nei paesi di lingua inglese, ma non solo in essi, una raffinatissima macchina finanziaria di valorizzazione del credito. Poiché nessuno è in grado di prevedere, e meno che mai di controllare gli effetti di un eventuale collasso di questa macchina per l'insolvenza dei debitori, è stato e ancora sarà necessario rifinanziare a spese pubbliche il sistema creditizio,
nonostante tutte le chiacchiere sulle nuove regole, il controllo delle banche e così via. A noi comunisti interessa anche di più comprendere gli effetti sociali di questo ricorso da parte del capitale finanziario all'indebitamento di massa dei lavoratori per finanziare l'incremento dei consumi e remunerare il sistema creditizio. Si è prodotto un processo di progressiva trasformazione quasi antropologica delle classi lavoratrici in un popolo di debitori, il cui interlocutore non è più tanto il datore di lavoro, nei confronti del quale sono possibili forme di lotta collettive e organizzate, quanto la banca che presta il denaro, di fronte a cui il debitore è solo e senza difesa. In gioco è soprattutto la conservazione della casa e poi il tenore di vita che va difeso, pena una rapida degradazione sociale. Ma un popolo di debitori è per definizione estraneo all'organizzazione sindacale e tanto più alla consapevolezza politica di interessi e finalità collettive. È estremamente frammentato e ricattabile, oltre che sottoposto alla pressione di una massa crescente di disoccupati e sottooccupati. Perché dalla conservazione a qualunque costo del reddito da lavoro dipende letteralmente la sopravvivenza sociale della famiglia. E dunque diventa difficilissimo dare luogo a forme di soggettività politica collettiva. E questa nuova situazione presenta un problema teorico inquietante dal punto di vista marxista. Non è forse più vero, o è solo parzialmente vero, che lo sviluppo del capitalismo porta con sé dialetticamente quello di una classe antagonista, come è stato classicamente per lo sviluppo del capitale industriale e la classe operaia che si è posta come suo antagonista. Il capitale finanziario, con il nesso consumi, indebitamento, valorizzazione del credito che produce, non ha in quanto tale una classe spontaneamente, diciamo inerzialmente, antagonista. L'antagonismo deve quindi essere costruito innanzitutto sul piano della consapevolezza politica collettiva, in un ambiente sociale difficile proprio perché disaggregato. Pensiamo al caso limite, non raro neppure in Italia, del lavoratore precario o cassa integrato di fronte al mutuo per la casa. Parlavo di nesso con il problema della democrazia. Io sono un antichista di professione e non posso fare a meno di ricordare che il primo passo verso la costruzione della democrazia in Grecia fu compiuto 2600 anni fa da Solone, che per superare una catastrofica crisi sociale cancellò i debiti che avevano portato alla confisca delle terre e alla riduzione in schiavitù degli insolventi. La situazione debitoria, i vincoli sulla casa, la precarietà dei redditi da lavoro producono anche in tempi moderni una sorta di schiavitù, di retrocessione dalla condizione di lavoratore salariato a quella di lavoratore coatto, in un certo modo, che minaccia l'esistenza stessa della democrazia. Un popolo di debitori si trasforma facilmente in plebe, è preda di derive populiste, con le promesse e la paura di cui la retorica populista si serve per raggiungere e condizionare individui e famiglie privi di legami sociali, di identità collettiva, di progettualità politica. Nello specifico italiano, la forma del populismo è, come sappiamo, la videocrazia. È anche una nuova teologia politica che attraverso la videocrazia impone una polarità fra il bene e il male, fra le forze del bene e le forze del male, e quindi una demonizzazione morale, etica, ontologica dell'avversario. Dunque, difesa della democrazia, comprensione critica delle nuove forme del capitalismo, ricostruzione di spazi di possibilità per una nuova soggettività politica antagonista. Questi sono i compiti teorici, prima ancora che pratici, del pensiero marxista oggi. Compiti la cui vastità fa risaltare, per contrasto, l'esiguità delle forze che siamo in grado di mettere in campo, ma che sono tuttavia severamente indilazionabili. Per questo ogni sforzo
per riunire le energie intellettuali disponibili, come quello dell'associazione Marx 21, che oggi viene fondata, va nella direzione giusta. Scusatemi, le autocitazioni sono sempre antipatiche, ma consentitemene rapidamente una. Nel 98, dopo la scissione dolorosa del Partito della Rifondazione Comunista e la formazione del Partito dei Comunisti Italiani, scrivevo in un editoriale sul marxismo oggi che l'Associazione Culturale Marxista, di cui oggi è presidente Guido Oldrini, e il marxismo oggi intendevano comunque restare una casa comune del pensiero marxista e della riflessione teorica dei comunisti. Nella convinzione, ancora scrivevo, che senza la costruzione di una teoria marxista non vi può essere una politica comunista esente da avventurismi estremistici o da cedimenti opportunisti. Senza una riflessione storica e critica sulle matrici e le esperienze del movimento operaio nazionale e mondiale, non vi possono essere se non improvvisazioni e sbandate, estranee appunto alla tradizione comunista. E a questo lavoro di approfondimento, di riflessione e di dibattito, noi abbiamo tentato di dedicare le nostre energie in questo decennio. Pur nei limiti delle forze esigue di cui disponevamo e di fronte a enormi difficoltà di ogni genere facilmente immaginabile. Oggi mettiamo volentieri, come già diceva Oldrini, la nostra esperienza a disposizione di questa nuova impresa. Credo che il suo lavoro sarà utile e fruttuoso per tutti a una condizione, quella che l'Associazione Culturale Marxista ha cercato di rispettare, di non diventare lo strumento di un partito o di una corrente, ma al tempo stesso di lavorare nell'ambito dell'elaborazione teorica in vista della costruzione di un partito dei comunisti in Italia.